Benvenuti a questa, eh, nuova, eh, eh, questo nuovo episodio della serie Qual è la domanda live? Eh, il mio nome è David Orban e oggi eh, parliamo di autocoscienza, eh, autocoscienza umana eh, dal punto di vista eh, della neurologia. E in effetti eh, l'autocoscienza è difficile da studiare. Eh, proprio perché è un'esperienza soggettiva e quindi approfittiamo di quelle occasioni che eh, la natura ci offre quando magari le cose vanno male. Eh, in effetti il neurologo interviene eh, con la sua specializzazione eh, guardando quelli che sono eh, in effetti i risultati di esperimenti naturali conseguenti di malattie o eh, traumi e poi in base a questa esperienza, eh, darci eh, un, eh, un, uno sguardo, eh, permette di aprire una finestra, se vogliamo, sul eh, fenomeno appunto del, eh, dell'autocoscienza. Il nostro ospite oggi è eh, Giorgio Sandrini che è un eh, neuroscienziato, eh, un professore emerito all'Università di Pavia, adesso in pensione, con enorme esperienza sia di eh, pubblicazioni scientifiche che di eh, partecipazione a questo eh, campo in modo attivo per tutta la sua vita. Eh, Giorgio, eh, grazie per essere con noi oggi. Grazie, grazie per l'invito, David. Partiamo appunto dalla, dalla, dalla tua carriera, eh, il, la tua professione sia come eh, insegnamento che come ricerca. Eh, naturalmente è eh, impossibile da riassumere in pochi minuti, ma eh, ci puoi dare comunque uno sguardo su quella che è stata la tua attività professionale. Senz'altro volentieri, ma riassumendo molto eh, brevemente, eh, la mia carriera universitaria si è sviluppata all'Università di Pavia già eh, appena, appena laureato perché iniziai come assistente di anatomia eh, umana eh, poche, pochi mesi dopo essermi laureato. E, eh, ho sempre eh, eh, esercitato le mie attività dal punto di vista clinico nell'ambito neurologico e nell'ambito della dell neurologia ho sviluppato poi tutta la mia carriera universitaria fino eh, ad arrivare ad essere professore ordinario eh, di neurologia quando sono andato in pensione. Ho lavorato all'Istituto Neurologico Mondino di, di Pavia, che è un IRCS, quindi un istituto di ricerca, quindi un ambiente particolarmente favorevole per chi è interessato a sviluppare eh, non solo l'attività clinica ma anche l'attività di ricerca. E, mh, I settori di cui mi sono occupato principalmente, la carriera è stata molto lunga, per cui ho eh, focalizzato la mia attenzione su dei campi che tra di loro erano anche abbastanza collegati, come spiegherò brevemente, partendo dalla neurofisiologia, che è tutt'oggi un approccio molto importante e interessante anche per esplorare la funzionalità del, del cervello, non solo del cervello, ovviamente, ma in particolare del cervello, e per poi occuparmi in particolare di, di dolore, dolore, cefalee. E poi moltissimi anni fa e, eh, si è eh, resa eh, possibile una posizione in ambito di, di neuroabitazione, allora la, la neuroabitazione, se parliamo ancora degli anni eh, fine anni 70, era eh, diciamo una, una disciplina, alle sue prime, ai suoi primi passi ha avuto un enorme sviluppo, sviluppo, basta guardare le pubblicazioni, sono cresciute in maniera esponenziale in questi anni. E, e da allora è diventato il mio campo principale di, eh, di attività. E aggiungo, poi ho, ho completato la, la mia presentazione nella neuroabitazione: ho fatto oltre che la mia carriera eh, accademica, anche il, ho sviluppato la mia attività in ambito societario. Sono stato presidente della società italiana di neuroabitazione e poi anche di quella europea. Quindi, questo è un po' il mio. Grazie, grazie. Sicuramente un percorso molto interessante e stimolante eh, che eh, ti ha dato modo di approfondire tanti aspetti di quella che è la, la tua professione. E, entrando direttamente nel, nel nostro tema, eh, eh, è possibile eh, guardare attraverso il punto di vista della neurologia eh, l'autocoscienza, magari. Eh, chiedendoci se ci sono parti del cervello che eh, sono più coinvolte nell'esprimere eh, questo processo e di come queste eh, diverse parti interagiscono eh, fra di loro. Sì, diciamo che il, il concetto di autocoscienza è, come avevi accennato in, in presentazione, è molto ampio e complesso. Eh, nel corso degli, degli anni di autocoscienza si, si parla sin dai primordi della, nella, nella filosofia e nel corso degli anni eh, il concetto di autocoscienza eh, si è, che si è mantenuto anche come approccio filosofico scientifico eh, campo separato si è spesso mh, teso anche a separare il concetto di coscienza da questo concetto di self del, di se stesso. Quindi, il, in qualche maniera le due funzioni sono chiaramente eh, correlate, perché non ci può essere autocoscienza se non c'è coscienza. E, da questo punto di vista: eh, un approccio che ha, ha veramente rivoluzionato eh, Georg Nortov che è un un neuroscienziato tra i più importanti del mondo, che tedesco, che però insegna da moltissimi anni a Ottawa. Eh, lui è sia um, psichiatra, ma anche di, um, di Green, filosofi, e ha parlato di rivoluzione copernicana per la risonanza magnetica funzionale. La Risonanza magnetica funzionale eh, consente di eh, vedere eh, quali sono le aree. Eh, cerebrali che vengono attivate eh, durante certe funzioni. Eh, ha dei limiti perché non, non dà un, uh, un flash immediato, istantaneo, deve quindi essere valutata su determinate, determinate eh, situazioni che perdurano un po' nel tempo per poter essere visualizzate. Però eh, ha, ha permesso, assieme alla cosiddetta conetomica, che è una particolare tecnica di, eh, sempre di, di neuroimmagini, di eh, studiare eh, anche quali sono le varie connessioni tra i nuclei che vengono attivati, quindi è stata una mh, vera e propria, appunto, rivoluzione nell'ambito delle, delle conoscenze scientifiche del, sul funzionamento del cervello. E, mh, diciamo che il, le. Eh, faccio un, un breve. Eh, Così riassunto storico, molto sintetico: la eh, nascita delle neuroscienze cognitive è, è, è stata fatta risalire ad un caso storico molto famoso eh, di metà-metà-Ottocento eh, di un minatore, Phil Cage che eh, venne colpito da un tondino mentre lui stava ponendo questa questa mina da far saltare, la, la mina scoppiò e il, il tondino che usava per, per la carica gli preferò il, il cranio da, partendo da, da sotto l'occhio e uscendo dalla fronte. Eh, miracolosamente sopravvisse e eh, diventò però un caso particolarmente celebre che si trova citato su tutti i libri di eh, scienze, neuroscienze cognitive. Perché? Perché eh, fu il primo eh, esempio eh, molto evidente. Già prima, negli anni precedenti, c'erano stati degli eh, studiosi eh, tipo Bernic e Brocat che avevano detto che se ci sono delle lesioni selettive in certe aree, il linguaggio viene compromesso o nella comprensione o nell'espressione. Qui, eh, per la prima volta, si osservò in maniera molto evidente. Che se ci sono delle lesioni di determinate aree cerebrali, qui in particolare noi parliamo delle aree eh, frontali, avviene, un, completamente, avviene una, un completo cambiamento di alcune eh, funzioni molto, molto importanti. In particolare, eh, eh, Cage, che pare sia tornato a casa con i propri piedi, eh, Iniziò da, eh, a cambiare completamente il suo comportamento. Per certi versi si mostrava disinteressato a cose che invece erano importanti. E lui, che era un uomo timorato di Dio, diventò abbastanza scostumato. Così, e Questo eh, fece capire che il, ci sono delle parti del cervello che entrano in certe funzioni molto importanti. Dobbiamo ricordare che eh, storicamente eh, vi è stata una, una sessione molto netta tra eh, la, il concetto di, eh, di anima, che poi in qualche maniera è eh, sfociato in quello di, di mente, in una versione un po' più, più laica, e il cervello. Quindi tuttora anche in, eh, in, in alcune posizioni di filosofia analitica, che pure è molto legata al... Alle neuroscienze si parla di eh, eh, prodotto immateriale del cervello, no? come una sorta di nuvoletta dove c'è il pensiero, eh, mentre il cervello produce la nuvoletta, ma la nuvoletta resta qualcosa di autonomo. Eh, è chiaro che questo adesso. le neuroscienze eh, è difficilmente sostenibile perché, eh, per lo meno, noi sappiamo che noi possiamo studiare solo le cose che in qualche maniera riusciamo a visualizzare. Quindi questa nuvoletta non la. Riusciamo eh, a visualizzare, quindi eh, uno può crederci o meno, ma non è scientificamente indagabile. Si possono cercare di indagare i meccanismi che hanno portato, che hanno portato a, eh, a produrre il, il pensiero, ma eh, abbiamo fatto progressi enormi, ma siamo ancora molto, eh, molto, molto lontani. E quindi concludo, proprio non vorrei dilungarmi troppo, poi magari affrontiamo alcuni di questi punti in, in punti di discussione successiva. Quindi il, il fatto di poter studiare con queste metodiche avanzatissime quali sono le aree cerebrali coinvolte in, in determinate funzioni. Ha eh, cambiato uh, radicalmente le nostre conoscenze sulla eh, su, conoscenza eh, su queste funzioni, ovviamente, sul ruolo svolto da certi ari cerebrali. cerebrali. Eh, perfetto. E, e mentre tu parlavi, io ho visualizzato eh, sia eh, queste, queste immagini molto affascinanti del, eh, lui, lui, del, dei metodi diagnostici. Situazioni. Diventò un fenomeno da baraccone, veniva portato nel, nel circhi, veniva mostrato col suo bel tondino in mano, eccolo qui esattamente, eh, col suo bel tondino in mano e si faceva vedere ovviamente il suo volto e si raccontava la sua, la sua storia. Beh, eh, la eh, capacità di raccontare delle storie eh, è assolutamente fondamentale anche nella scienza. Eh, si spera in una maniera dignitosa che non eh, svilisca quello che eh, può essere anche il dramma eh, personale, ma eh, ci sono anche altri esempi per me molto eh, importanti, eh, come eh, i libri di, eh, eh, di, di, un, eh, eh, di un neuroscienziato eh, americano eh, Oliver Sacks. Eh, che è, eh, ha scritto eh, diversi libri bellissimi, eh, ne Beh, cito uno: uno eh, L'uomo che prese sua moglie per un cappello, dove eh, prende appunto casi clinici eh, in eh, racconti molto vividi nel, nel suo libro. E un altro suo eh, esperimento con l'elle Dopa, eh, che eh, poi è diventato un film eh, anche eh, con il titolo Risvegli. Con, con Robert De Niro e eh, ecco, ognuno di questi eh, fa parte di un mosaico di, di, di racconti anche importanti eh, eh, che eh, illustrano il, il proseguire della, eh, della scienza. E, ecco quindi ehm, eh, mi hai eh, illustrato un particolare cambiamento che appunto questo paziente ha avuto. Eh, eh, a seguito di questa, di questa lesione. Eh, I cambiamenti naturalmente possono essere diversi. Eh, che tipo di altri esempi faresti che eh, magari illustrano categorie di cambiamenti che quindi possono essere ricondotte a categorie o eh, appunto caratteristiche cerebrali che eh, danno supporto a eh, comportamenti eh, che eh, fanno parte della, della nostra percezione del sé e, e del, dell'autocoscienza stessa. Certo, eh, diciamo che eh, parlando da un punto di vista generale, il, lo studio, con, gli studi condotti con la medica funzionale, hanno aperto un mondo in certi casi, anche eh, fin troppo ampio. Può sembrare un paradosso, ecco, ma. Ad esempio si è visto che si sono identificati diversi network, diverse reti cerebrali. Non so quando uno sta prendendo una decisione, quando uno ha uno stato di, di empatia per qualcosa che sta osservando, e quando uno deve decidere se fare una scelta più o meno etica. E questo è anche un aspetto molto, molto interessante. Le, le, le teorie di decisione, si è parlato un po' prima anche del questo libero arbitrio, un tema su cui poi possiamo tornare. Dicevo, il, si è visto che ad esempio ci sono, intanto questi network hanno portato un po' delle semplificazioni forse eccessive, quindi si parla non so, di cervello etico, di cervello sociale, di cervello religioso, e, appunto per identificare dei network che sono generalmente abbastanza ampi, il cervello Funziona in una forma non olistica, perché questo è il termine che io detesto abbastanza perché non è globale. La grande specializzazione del cervello è di saper attivare in maniera integrata, in maniera incredibile, si parla di oltre 80 miliardi di cellule, il numero di connessioni sinaptiche superiore a quello di tutte le stelle della nostra galassia, quindi è un organo complessissimo. Dicevo eh, la grande specializzazione del cervello deriva proprio dalla sua capacità di attivare selettivamente diverse aree integrandole. Eh, come queste aree vengano eh, integrate eh, è ovviamente un meccanismo molto, oh, molto complesso, perché eh, è un meccanismo dinamico. Abbiamo detto che la metrica funzionale vede una fotografia però scattata su un tempo non, non uh, istantaneo, ma soprattutto ovviamente ha un grado di risoluzione che è eh, eh, pur essendo sofisticatissimo, basso rispetto a quelli che sono il, i funzionamenti che avvengono nel giro di, di pochi millesimi di secondo, eh, i continui cambiamenti, oltretutto il cervello è un organo eh, plastico. Eh, il, eh, si, si creano e si eh, distruggono connessioni sinaptiche continuamente, dopo una certa età vi sono pro processi di eh, degenerazione anche cellulare che ovviamente eh, possono agire inficiando il funzionamento del, del cervello e, orbene la, il fatto che esistano eh, tutte queste connessioni che ha portato a definire certi Network, uno dei più famosi è il Default Mode Network che è quello che diciamo è presente quando noi siamo in una condizione come di riposo, noi non, apparentemente non stiamo, come si dice volgarmente, pensando nulla, in realtà il nostro cervello non è a riposo, il cervello non è a riposo nemmeno, è un po in riposo energetico ma non completo quando noi stiamo dormendo, ma eh, non è mai a riposo, ovviamente, ha sempre delle, delle attività. Eh, Prova sia che durante il, il sonno, ad esempio, ci può essere il sogno che è un'attività eh, eh, cerebrale molto, molto importante. E ora, l'esempio del default mode network è alterato in un numero incredibile di, eh, di patologie, che vanno dallo stroke alla depressione, disturbi bipolari. Quindi ovviamente si tratterà poi di vedere in ciascuno qual è il profilo. In realtà ecco, il fatto che ci siano questi network alterati è in, in certe condizioni, è un aspetto molto importante perché come hai detto all'inizio, studi studiare il cervello quando è malato, e permette di visualizzare alcune cose che non si potrebbero vedere in un cosiddetto cervello normale. In realtà c'è una grossa diatriba su quale sia il, il concetto di normalità. Non dimentichiamoci che eh, Freud, che è stato veramente un genio assoluto, che ha eh, per primo eh, in qualche maniera gettato questo ponte tra il. Tra la mente e il cervello, ha no? aperto degli orizzonti incredibili che sono tuttora oggetto di, di studio e di, di comparazione con le, anche con le neuroimmagini. No? E dicevo, la, questo ponte che è stato gettato è stato eh, molto, eh, molto importante perché ha permesso di stabilire delle eh, connessioni tra eh, disturbi eh, cosiddetti psichici e la l'esistenza anche di, di, alterazioni, di alterazioni cerebrali. Eh, io ricordo nel, negli anni 50-60 erano usciti alcuni libri studiosi americani dove la, la, la schizofrenia veniva considerata una malattia sociale. E, ora, ovviamente l'uomo è un animale sociale per per definizione, quindi risente in maniera molto importante di tutti quelli che sono i condizionamenti ambientali. E quindi, non so, ad esempio una psicosi può manifestarsi in una condizione destabilizzante, familiare, una condizione di stress. Però il, si sono aperti con queste metodiche, anche con la neurogenetica, degli orizzonti eh, incredibili, anche per vedere qual è l'equivalente in termini di funzionamento cerebrale di questi, di questi disturbi. C'è ovviamente un mondo aperto perché siamo ancora in una fase in cui queste evidenze che vengono dalla ricerca trovano in parte un trasferimento sul piano clinico e anche terapeutico. No? Basti pensare i farmaci, in fondo i farmaci agiscono sul cervello. E quindi il, alcuni psichiatri dicono: Io curo la psiche, d'accordo, ma però se tu gli dai i fame, ci anche il funzionamento del cervello e magari il paziente guarisce prima. Quindi è, è, è molto rischioso fare una dissociazione. E, e può essere utile se uno la vuole mantenere, però eh, concentrarsi solo su un. Su una parte in particolare quella che poi è difficile da, da studiare in termini quantitativi, ovvero la, la mente come qualcosa di estraneo al cervello, mm. e può diventare in qualche maniera mm. eh, folviante. Questo e, e e uno dei, una delle persone che sta seguendo la nostra conversazione eh, ha portato un paio di eh, esempi. Eh, il, il primo è quello di eh, Anatoly Bugorsky. Eh, che eh, 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 è stato eh, soggetto di un incidente eh, in un acceleratore di, di particelle eh, dove il, il raggio del, dell'acceleratore eh, gli ha eh, attraversato la testa direttamente eh, e contrariamente a quello che i film di Marvel ci insegnano non è eh, stato immediatamente dotato di superpoteri. Eh, ma eh, non è nemmeno morto nonostante eh, quello che eh, ha subito fosse un'irradiazione un eh, enorme e, e eh, le sue eh, capacità superiori si sono mantenute, ha avuto danni fisici importanti come la perduta, perdita dell'udito eh, e eh, paralisi parziale del volto e poi aveva durante la vita dei, eh, dei eh, episodi di, di convulsioni eccetera e sempre Emiliano ci eh, chiede anche di eh, Kim eh, Peak e forse magari eh, puoi, puoi parlare eh, di eh, caratteristiche eh, che accomunano persone come, come lui che ehm, appunto eh, pur essendo fuori da quella che è eh, una, una stretta fascia che definiamo magari di, di normalità, eh, in termini anche fisiologici e comportamentali, ha delle caratteristiche eh, del, del proprio cervello eh, che noi eh, ammiriamo in termini di capacità mnemoniche oppure eh, di calcolo. Eh, che vengono tipicamente riassunte nell'espressione eh, una sindrome eh, del savant. E, e come vedi tu dal, dalla tua eh, professione, eh, questa eh, possibilità del, del cervello eh, di manifestare capacità che eh, possono essere anche eh, viste come molto positive. Eh, è ragionevole che una persona che rientra più nella norma dica, caspita, ma magari anch'io potrei avere una capacità mnemonica superiore, per prendere un esempio molto semplice, che potrebbe aiutare tutti noi, senza che ci chiediamo appena entrati in cucina, ma cosa sono venuto a prendere, non mi ricordo più. Eh, ecco, eh, è un'aspirazione ragionevole o irragionevole quello di cercare di massimizzare le capacità del cervello che altrimenti pensiamo di sfruttare non al meglio? Cioè, è una domanda molto interessante eh, che tuttora eh, ci si sta ponendo, nel senso che eh, esistono, abbiamo accennato prima, il concetto di plasticità che nel caso del cervello, tra l'altro la plasticità viene utilizzata, io mi sono occupato per tantissimi anni di neurorabizzazione, è quella che consente il recupero di certe, di certe funzioni. Il cervello riesce, ovviamente la plasticità è molto più efficiente nei soggetti giovani, in particolare nei bambini, e poi nell'età giovanile rispetto al cervello anziano. Eh, la plasticità consente in qualche maniera di creare delle nuove reti sostitutive a quelle, eh, quelle vecchie, di spostare certe funzioni eh, che erano andate perse su certe aree eh, o di ampliare certe aree e questo è un meccanismo anche fisiologico, ad esempio ci sono delle aree che permettono di eh, ricordare la, la toponomastica, la, la topografia. Eh, si è visto che queste aree sono, ad esempio, nei tassisti londinesi, sono particolarmente sviluppate eh, perché de devono ricordarsi tutte le, le, le strade di una città, di una città molto grande. E lo stesso vale, ad esempio, per la, per la musica. Eh, nella... Ci sono delle aree che, che sono particolarmente importanti per questa funzione. E, um, un esempio di plasticità. Incredibile, sono casi molto, molto rari. Ed è descritto un caso di una ragazzina che aveva, avuto, che aveva una, una genesia, quindi mancava dalla nascita, mezzo cervello, e cervello la parte ovviamente alta corticale, che è poi una delle più importanti, ovviamente, per le funzioni cosiddette superiori. E, orbene questa è riuscita, quindi non sappiamo ad esempio che c'è il fenomeno della lateralizzazione. Apro una breve parentesi, ma credo che sia di interesse di lateralizzazione emisferica, eh, per cui ad esempio le aree del linguaggio eh, sono da un, da un lato, aree che sono coinvolte nella programmazione del movimento sono prevalenti da un altro lato. Eh, Obene, oh questa ragazzina aveva spostato tutto sull'unico emisfero che le, che le restava ed aveva una vita relativamente, relativamente normale. E, ovviamente questo trasferimento da un'area all'altra può avvenire anche in casi di, di lesioni, per, sono descritti dei casi in bambini molto piccoli, una lesione cerebrale di, una, di un emisfero e il bambino riesce poi a vicariare e sviluppare queste aree nell'emisfero nell opposto è uno, dei, uno dei racconti di, di Oliver Sacks è, è proprio di una paziente, di una donna eh, che per tenere sotto controllo episodi epilettici molto frequenti e drammatici eh, subisce un'operazione di separazione artificiale delle, eh, dei sì. due emisferi sì. Eh, con la sezione del corpo calloso, corpus callosum, e quello che è particolarmente affascinante di quel racconto è che eh, è come se lei eh, tenesse attive due eh, personalità, due separate volontà, eh, dove, eh, mi sembra di ricordare, eh, uno dei due emisferi magari sceglie un vestito da indossare, senza che l'altro lo sappia, dopodiché quando viene alla paziente, eh, mi sembra da parte del marito, eh, posta la domanda, ma come mai ti sei messo quel vestito? L'emisfero verbale si inventa tutta una storia, però al momento per giustificare la, la scelta avvenuta. E quindi ehm, eh, sembrerebbe che... Eh, non solo questo, questa capacità di subentrare in certe funzioni, sia eh, sviluppata quando necessaria, ma eh, è qualcosa che eh, è presente ed è quasi costante eh, in un cervello anche eh, eh, integrato, oppure, come nel caso della paziente, i due cervelli paralleli che si trova nel cranio. Eh, assolutamente sì, il cervello diciamo, eh, funziona per integrazione e per specializzazione, quindi cioè, il fatto di aver creato delle, eh, delle aree specializzate è stato uno dei meccanismi di, eh, evolutivi importanti. E, è molto interessante osservare che l'articolazione emisferica, eh, per cui appunto la... Se si interrompono le, le connessioni interemisferiche eh, si hanno effetti particolarmente rilevanti, come ricordavi. La transizione emisferica, tra l'altro, c'è un bellissimo libro degli anni '70 di, di Jens, eh, che parla di mente bicamerale. Fa un'interpretazione un po' filosofica, storica, molto bella. E adesso diciamo, non sarebbe molto suffragato dalle evidenze delle neuroscienze, però c'è un'intuizione che il cervello sinistro è più il cervello parlo ovviamente del lato dominante perché se uno è mancino si capovolgono gli emisferi e più il cervello della della razionalità, del linguaggio eccetera, quell'altro è considerato più cervello dell'emotività. Questo in realtà sappiamo adesso bene appunto dagli studi delle neuroimmagini che è una una grossa semplificazione, e come è un po' il mito della lateralizzazione emisferica, che nell'uomo ha raggiunto effettivamente il massimo perché il, il linguaggio è una delle poche funzioni che il linguaggio è tutto quanto è connesso, perché ovviamente l'enorme sviluppo della cosiddetta intelligenza eh, dell'uomo si parla come prototipo perché non tutti dimostrano di rispondere a questo criterio comunque l'enorme eh, sviluppo dell'intelligenza dell nell'uomo è legato eh, essenzialmente a tutte delle funzioni che sono derivate dalla, dallo sviluppo del linguaggio questo è, è assodato però dicevo la, eh, la, la tealizzazione emisferica è stata eh, addirittura riscontrata nella zebra fish che è un pesce molto studiato attualmente e, si è visto che i pesci, ad esempio, che vivono in branco hanno delle funzioni che sono lateralizzate. Questo, ad esempio, eh, spiega perché eh, un banco di pesci, eh, quando arriva un predatore, eh, a un certo punto fugge eh, in maniera sincronizzata tutti dallo stesso lato, eh, senza scontrarsi, che tutti si domandano come sia possibile. E quindi questa eh, lateralizzazione si riscontra a partire proprio dalle... dalle Specie che si collocano nei gradini più bassi della, della scala della scala filogenetica. E, quindi mh, vorrei tornare un po' alla domanda di partenza: il discorso del, di quello che noi potremmo chiamare genio, no? perché uno che riesce a fare delle cose che gli altri eh, uomini eh, abitualmente non riescono a fare, o comunque in una misura straordinaria, eh, eh, è, è un prodotto del. Di, in certi casi della creatività, cosiddetta creatività, poi è un, è un mondo, così diciamo, che è molto anche discusso. E comunque eh, è un cervello generalmente super specializzato, però eh, non è che basti espandere l'area della musica per diventare Mozart, per, per dirla con una banalità. Il, chiaramente Mozart ha iniziato che era bambino, ha, eh, il padre e i genitori erano musicisti, quindi ha Iniziato da piccolissimo a essere introdotto a questo quindi il suo cervello è cresciuto nella musica e pare che quando il padre lo accompagnò a ascoltare era un bambino a ascoltare un concerto non ricordo più se a Roma o dove uscito abbia trascritto esattamente tutte le note del quindi sono delle de menti straordinarie e, mm. Ovviamente, il, questo vale per, per certe funzioni, no? eh, io ho citato quello della musica perché chiaramente citare Mozart, Mozart è stato studiatissimo. Che questo effetto Mozart, eh, degli effetti che ascoltare le, 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 alcuni suoi brani particolari, produce, addirittura sull'animale. No? Quindi favorisce certe funzioni. Il topo esce più rapidamente dal labirinto se sta ascoltando Mozart. Sembrano delle cose ridicole, ma eh, sono, sono dimostrate in studi molto scientifici. Tutti noi ci domandiamo se ascoltassero alcune delle musiche moderne, che cosa, che cosa farebbero questi poveri topi. Sicuramente continuerebbero a girare nel labirinto. Sulle super memorie, eh, francamente, il discorso è, la, è difficile. È vero che ci sono delle possibilità. Lo stesso Pico della Mirandola, eh, che è stato uno dei primi prototipi della... E faceva degli esercizi, no? poi in, in passato eh, c'era l'arte oratoria, per cui riusciva, beh, basti pensare anche adesso, un, un attore che recita una cosa. Quindi è molto importante anche l'esercizio. Poi ci sono delle memorie eh, straordinarie, a volte anche eh, atipiche, ad esempio, ci sono descritti dei casi in cui eh, ricordano giorno per giorno tutto quello che è successo. No? Quindi dici. Il 15 maggio del 1953, ti dicono: Stavo prendendo. La, ovviamente, fatto con dei riscontri che potevano permettere di verificare se la, il, il racconto era esatto, e veniva che effettivamente questi riuscivano a ricordare dei dettagli spaventosamente precisi di episodi anche lontanissimi. E come ecco, vi ricordo, avevo salvato il caso: era un fratello di una persona che conoscevo bene, un'amica che eh, era stato anche studiato beh, lui era in grado di parlare alla velocità con cui stiamo parlando noi adesso a ritroso eh, ma con una velocità incredibile quindi eh, il, dice, registravano con il registratore a bobina era possibile rovesciare la bobina e veniva fuori che non sbagliava una lettera no? quindi sono delle prestazioni eh, veramente difficili da, da, da comprendere con, ci, ci, sono, ci sono idee utili attorno a questi temi, per esempio eh, la plasticità del cervello eh, stimola le persone eh, a, ad ampliare la gamma delle proprie possibilità esercitando eh, quello che, che, che vogliono fare, memoria, musica, arte e eh, in effetti supportano l'idea che la creatività fino almeno ad un certo livello possa essere esercitata e quindi resa più pronta ad esprimersi mentre ci possono essere anche delle idee ehm, eh, poco utili o addirittura controproducenti e io ritengo che il mito eh, espresso come ah, il nostro cervello si sa eh, sfrutta solo il 10% delle sue possibilità eh, sia particolarmente deresponsabilizzante eh, perché eh, porta l'individuo eh, alla, alla passività a dire ah se solo fossi capace di sfruttare appieno il mio cervello chissà quante cose potrei fare ma dato che non sono in grado di farlo beh sto qua nel mio piccolo brodo e, e, e non tento nemmeno e e c'è almeno dal mio punto di vista un modo anche molto semplice di smentire questo mito. Il cervello già così com'è consuma eh, energie importantissime proprio delle riserve caloriche del, del corpo, fuori proporzione rispetto alla sua mera massa. Eh, eh, il cervello già così com'è eh, rappresenta un pericolo. Eh, enorme eh, in fase di nascita eh, di ognuno di noi, eh, e contrariamente ad altri animali, siamo un po' al limite di quello che eh, il, il canale del bacino della donna può eh, permettere di, di, di far passare, se non vogliamo uno sviluppo infantile invece che di durare 20 anni, che ne duri 40 per il completarsi dello, dello sviluppo della persona. E, 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 e quindi dal punto di vista eh, puramente darwiniano è implausibile che eh, abbiamo portato un bagaglio così pesante eh, attraverso generazioni che eh, possa essere dieci volte di più di quello che realmente serve quotidianamente senza che eh, questo sia stato allegramente eliminato già da eh, decine o centinaia di migliaia di anni e quindi mh, magari anche tu confermerai, quelli che ci seguono devono contare su qualcos'altro che non questo potenziale inespresso che magicamente possa apparire dal loro cervello. È una domanda, è una considerazione molto molto interessante. E, beh, diciamo subito che ovviamente quando si parla di plasticità significa che c'è un margine enorme come eh, facciamo un esempio eh, di, di un atleta eh, l'atleta eh, quando inizia la sua carriera da giovane fa i 100 metri in, in, in 20 secondi dico 15 secondi quello che è. poi le, ovviamente man mano che si allena i suoi muscoli si sviluppano la, Apprende anche il cervello, perché non dimentichiamoci che la, la ripetizione del gesto è molto importante, anche il, ormai si studia con molto dettaglio anche il, il... dice correre, ma cosa ci vuole per correre? È un gesto naturale, ma in realtà si studiano anche le, co, come avviene la corsa e come si può migliorare. E poi ovviamente ci sarà quello che vince l'Olimpiade e quello che si ferma um, um, ai campionati provinciali. E quindi c'è una, una dote di, di, di partenza, però è sempre un mix di, eh, di eh, congenito e di acquisito. Quindi dico, dobbiamo tenere presente. Quindi, su questa bilancia tra congenito e acquisito, uno può eh, ovviamente agire. Nei limiti che sono eh, dati, da, appunto, dalla base di partenza che ha e di come si è sviluppata. No? Perché, eh, ovviamente, anche la, lo sviluppo abbiamo citato prima l'esempio di Mozart, che ha avuto un ambiente estremamente stimpo, stimolante, sì, da bambino, quindi anche la, lo sviluppo è molto importante. Però, ecco il messaggio è giustissimo: quello di dire, ma eh, guarda, che eh, il tuo cervello eh, può essere stimolato, ecco come il mantenimento dell'esercizio fisico, ci può essere anche un mantenimento dell'esercizio del cervello. Questo, e, non c'è una ricetta per diventare geni insomma le, geni a volte lo diventano anche casualmente non sempre poi il genio se uno va sono dei geni super specialisti che però hanno dei grossi limiti su tanti altri campi e quindi il, il concetto stesso di genio eh, eh, va, va visto anche in, in maniera in maniera critica ovviamente il, il genio Diciamo, enciclopedico a Leonardo da Vinci oggi non sarebbe più possibile perché il, il, ormai c'è una tale superspecializzazione, per cui c'è gente che passa la propria vita, e magari prende il Nobel a studiare un canale di, di, di una cellula. Quindi eh, si tratta anche di vedere e trovare un equilibrio tra queste eh, esigenze di superspecializzazione e l'esigenza anche che i vari eh, settori disciplinari dialogano tra di loro a livello interdisciplinare eh, di un campo o anche di più campi. Eh, vorrei... Ecco parlando, par par parlando proprio di questo, eh, la neurofilosofia mette a contatto campi originariamente molto lontani eh, fra di loro e, e ti vorrei chiedere, come eh, hai fatto già l'esempio dell'emergere del. Eh, di, di, un, di un quadro scientifico che eh, dice eh, attenzione non vogliamo toccare la metafisica ma per quanto riguarda eh, le osservabili eh, noi riteniamo che eh, la coscienza di sé e l'autocoscienza siano espressioni del eh, cervello la neurofilosofia eh, ha dato anche contributi relativamente ad altre categorie filosofiche come eh, il libero arbitrio o ehm, insiemi etici e morali eh, nella loro varietà e, e, e possiamo quindi cercare di dare supporto a, a concetti che precedentemente per migliaia di anni potevano essere molto astratti in una maniera eh, più solida e, e scientificamente fondata. Sicuramente, il, diciamo eh, come breve premessa che la, la neurofilosofia è una branca della filosofia, un limite della filosofia eh, moderna è che ci sono una quantità di correnti, sottocorrenti spaventose e quindi questo aumenta quella che è un po' la, 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 la diffidenza della maggior parte delle persone verso questa... Eh, branca delle scienze che è in realtà molto importante. Ecco, Qualche uno ha appunto osservato che lo stesso Einstein eh, ed altri anche filosofi che in fondo si è buttata via questa scala su cui si è saliti per arrivare al, al pensiero moderno, e quando invece ha ancora delle possibilità di, di dare dei contributi. E il problema di fondo era un po' quello che ci all'inizio di, di questa spesso scissione completa tra i linguaggi, quindi anche la critica epistemologia, l'approccio allo studio del, dei campi di cui ci si occupa, ovviamente è, il, è diverso per... Per molti campi filosofici, e, ma questo vale anche come distinzione tra cosiddette, scienze umane, umanistiche e scienze biologiche. Sono chiaramente, se io mi occupo di sociologia, ho delle norme per verificare la, eh, un esperimento che eh, faccio per eh, verificare una certa ipotesi, che, che sono completamente diverse da quelle che uso se sono un microbiologo, ad esempio. E nel campo della filosofia, la neurofilosofia, che è termine che è stato coniato da Patricia Churchland e in parte anche dal marito che, Paul Churchland, che le, con cui lei ha sempre lavorato, lo insegnano. Adesso sono entrambi in pensione, insegnavano all'Università della, della California, della UCLA, e, Che cosa dicono loro? Dice. La, la, la filosofia non può ignorare quelli che sono i contributi che vengono dalle neuroscienze, anzi se volesse essa stessa una scienza dovrebbe basarsi eh, solo su quello che eh, viene confermato scientificamente nel, nel campo neuroscientifico ovviamente questo ha aperto delle ampie discussioni diatribe perché, perché eh, ovviamente eh, diversi hanno detto ma eh, questo approccio eh, cosiddetto riduzionistica il riduzionismo in realtà eh, risale a molti secoli fa, eh, eh, Ockham aveva detto eh, tagliamo tutto ciò che, eh, che non riusciamo a studiare, concentriamoci su l, l, quello che noi possiamo eh, indagare, un campo limitato, c'era allora un approccio sempre appunto piuttosto olistico e questo era una, un limite, quindi il riduzionismo ha una origine molto antica. Il, ovviamente si può arrivare all'estremo del riduzionismo, questo eliminativismo, dove dice c'è solo la materia e questo ovviamente preclude certi campi che pure sono molto importanti per l'uomo, ecco, il, il campo metafisico dall'altra parte, Heidegger diceva che non c'è nessuna scienza che possa competere con la metafisica, quindi eh, di chi è la ragione? Eh, beh, diciamo che se uno vuole avere un certo approccio chiaramente deve restare su quello che può studiare eh, scientificamente ci sono tante domande a cui la scienza non sa dare risposta che possono essere ovviamente oggetto di eh, riflessioni sempre che si abbia l'umiltà di dire le mie riflessioni sono delle riflessioni su qualcosa che io non posso dimostrare scientificamente lo sappiamo in passato dei vari tentativi di e dimostrare, il più razional, non si parla di scientifico, ma di razionalmente l'esistenza di Dio, e ovviamente oggi sarebbe molto difficile poterle sostenere in questi termini. E quindi la, la neurofilosofia ha avuto questo grandissimo merito. E ci si può domandare, brevissimo commento, poi mi interrompo, ci si può domandare quali siano i vantaggi che offre un approccio filosofico, neurofilosofico in particolare, rispetto a un approccio eh, scientifico, eh, neuroscientifico di settore? Il vantaggio è proprio quello di cercare di creare un, eh, un collegamento interdisciplinare, perché si occupa la, la neurofilosofia come la filosofia dove c'è l'etica, l'epistemologia, la metafisica e via dicendo. E questo nelle neuroscienze sappiamo che in qualche maniera eh, spesso non avviene perché ho citato gli esempi estremi di chi si occupa di, una, di un neurone studiare un neurone e, e a volte invece è molto importante anche cercare di dialogare eh, tra i vari campi delle, delle scienze della filosofia la filosofia ha questo approccio un po' di di lui aveva parlato della filosofia come l'ufficiale di collegamento, di colui che andava da una parte all'altra dicendo guarda che qui hanno trovato questo, qui c'è questa informazione, cerca di fare anche una sintesi, sempre rispettando ovviamente le competenze interdisciplinari e disciplinari, perché eh, abbiamo detto la, i progressi enormi che ha fatto la scienza sono legati al fatto che c'è stata un'ultra specializzazione. Quindi il, ci sono degli aspetti negativi nell'auto specializzazione, ma anche dei grossi meriti. E questo eh, approccio può essere interessante, ma va tenuto presente anche il, questa osservazione. E, e per quelli che eh, hanno una eh, esperienza informatica, ormai eh, siamo praticamente tutti, eh, i eh, concetti di lettura di un'informazione vanno a pari passo con eh, la possibilità della scrittura dell'informazione e quindi eh, guardando alla risonanza magnetica o al PET o altri eh, sistemi che permettono di eh, captare segnali cerebrali in una maniera sempre più eh, fedele ehm, e eh, hai detto non siamo ancora sicuramente eh, alla Capacità, eh, di risolvere eventi che avvengono in pochi millisecondi, ma magari ci stiamo avvicinando o ci avvicineremo. E, è ragionevole chiedersi se è possibile fare anche il contrario, cioè di come eventualmente eh, riportare alla normalità o complementare il, il funzionamento del cervello eh, attraverso eh, delle interfacce eh, che in effetti diverse società stanno già cercando di realizzare, kernel per esempio è una, neuralink è un'altra e ce ne sono come primo approccio a ripristinare funzionalità magari all'interno di disabilità. Ehm, come può essere quello di persone ehm, eh, paraplegiche che possano camminare perché i comandi muscolari vengono trasmessi eh, eh, saltando la parte interrotta dei collegamenti eh, neuronali, ehm, o persone eh, tetraplegiche eh, che invece di comandare un braccio biologico possano comandare un baraccio robotico affinché possa avvicinare eh, un bicchiere alla bocca per bere e così avanti per poi eventualmente in futuro ad arrivare anche ad applicazioni più eh, avanzate ecco tu come vedi queste possibilità che attraverso gli esempi che ho fatto adesso eh, sono potenzialmente eh, entro quello che da un, punto, da un punto di vista scientifico ed ingegneristico possiamo realizzare? Ma è sicuramente è un settore estremamente promettente, e, eh, enormemente interessante, e con scenari anche, qui cioè, anche potenzialmente di tipo distopico, però le, le potenzialità sono anche enormi nel, nel campo terapeutico. La neuroabitazione da questo punto di vista... È sicuramente una, un campo in qualche maniera privilegiato perché è una tipica disciplina hub, nel senso che ovviamente chi si occupa di un paziente che ha avuto una lesione cerebrale sa che questo paziente può avere un disturbo motorio, può avere un disturbo cognitivo, eh, che a sua volta può essere del linguaggio, della memoria. Cioè, quindi siamo proprio al centro del, del problema che stiamo affrontando in questa. In questa eh, questa chiacchierata. Eh, il problema molto grosso è di vedere queste tecnologie che stanno avanzando in una maniera ehm, prorompente, Ormai tutti parlano delle GPT, di questi sistemi di intelligenza artificiale, eh, anche con preoccupazione, no? Se basta leggere anche la stampa. Ehm, ci sono dei risvolti eh, molto anche preoccupati sul, sul eh, possibile maluso che può essere fatto. No? Nel, eh, qualche duno è tipo eh, un filosofo eh, così, molto polemico, molto brillante, Zizek, che ha parlato anche di... intelligenza eh, eh, artificiale, ma idiozia artificiale. No? Dicendo che i computer poi sì, bisogna vedere se sono, sono, diventano intelligenti o stupidi come, come certi uomini. Il, il discorso è che queste tecnologie, se usate bene, perché il problema di fondo è sempre questo: in fondo il computer fa eh, quello che noi gli, gli diciamo di fare. Adesso ci sono dei computer che possono crearsi una loro esperienza. Ad esempio, si è visto, eh, è stata creata una specie di canna artificiale. Se questo cane artificiale viene lasciato libero e impara a muoversi battendo contro gli ostacoli, poi si muove molto meglio rispetto a quello che viene addestrato dal computer semplicemente a fare certi movimenti. E quindi l'esperienza anche per il computer può essere molto importante. Ci sono dei scenari, dicevo, anche distopici, perché si sono già fatti degli esperimenti in cui. Esempio, i robot eh, umanoidi eh, che sono eh, verso cui noi proviamo addirittura uno stato di empatia. Ecco, quindi, se il robot avesse la forma di un mostro sicuramente ci, ci farebbe senso, siccome ha, ha il visetto di un bel bambino e, e ci, mh, ci crea una, uno stato di empatia, di condivisione. Quindi, se qualcuno arriva e lo distrugge, non ci restiamo a male, ecco, per dire in termini un po' eh, banali. Il, il discorso è che ovviamente il, queste tecnologie nel momento in cui noi diamo una certa autonomia di azione, di eh, apprendimento autonomo al, al computer, al robot, eh, non sappiamo poi come lui elabori la, questo tipo di informazione. E quindi il, ad esempio si sono fatti degli esperimenti, ci sono dei computer che leggono il volto del, della persona, quindi se, secondo che questo sia... Sorridente o triste, possono sviluppare un diverso grado di empatia. Quindi la comunicazione che noi gli possiamo dare può essere forviata nella elaborazione che poi fa il computer dall'espressione che noi abbiamo durante la comunicazione con, con il computer stesso. E questo è uno degli aspetti, ovviamente. In realtà, adesso il campo dell'intelligenza artificiale enorme, quindi il discorso sarebbe un po' lungo, possiamo così fare qualche piccola esemplificazione anche per rispondere alla domanda così, alla questione che avevi sollevato il problema eh, non è solo dell'interfaccia tra la macchina e la, si, si parla di così di, di infosfera, no? il termine eh, che è stato coniato da alcuni filosofi etici dell'intelligenza artificiale e non è solo una questione di dialogo tra macchina e uomo, ma può essere anche una questione di interazione fisica tra macchina e uomo. Ha citato l'esempio: eh, ormai ci sono da anni del, del, dei sistemi che permettono appunto di attivare un muscolo con un certo tipo di attività eh, cerebrale, muscolo o un arto. Quindi. Eh, sono fatti dei de, de progressi enormi con campo anche neo abitativo. Eh, si possono comandare il, delle specie di eh, robot che il, il, il paziente veste che gli consentono, anche se è paraplegico, di camminare. Eh, ci sono ormai delle macchine molto, molto sofisticate. Eh, il Punto ancora, ehm, ehm, diciamo, critico su cui si sta lavorando molto, è quella dell'interfaccia eh, tra biologico e fisico, perché ovviamente questo è anche un problema. C'è la cosiddetta brain computer interface, eh, eh, che è l'interfaccia appunto tra cervello e computer, eh, eh, che viene utilizzata, ad esempio, per permettere, torniamo un po' al tema da cui siamo partiti, dell'autocoscienza, dell c'è cioè, un quadro clinico ter terribile, eh, che è la, la Locked In, dove il paziente è cosciente, però non è completamente paralizzato. È una, una situazione spaventosa dal punto di vista umano, e, eh, in questo caso, ecco, ad esempio, i movimenti oculari possono permettere di, eh, che sono gli unici che mh, vengono conservati in, in molti di questi pazienti, di dialogare con l'esterno, oppure. Il, si insegna al paziente ad attivare certe aree cerebrali che possono dare poi luogo ad un'attivazione di un sistema computerizzato Quindi, ehm, però chiaramente l'obiettivo è quello di arrivare a un dialogo diretto tra eh, il, i neuroni e la, e la macchina diciamo, questo eh, in parte si è già realizzato perché ci sono ad esempio, degli elettrodi che sono impiantabili. Ad esempio, nel, in molti anni si, si pratica la, la deep brain simulation nel modo di Parkinson. Vengono messi degli elettrodi ultra precisi in determinate aree del controllo del movimento e questo produce un eh, effetto importante. Questi miglioramenti importanti in, in casi selezionati di pazienti. Ed è interessante notare, per il risultato che si faceva prima, che le, le, le aree, questa è un'altra delle meraviglie del cervello, difficilmente hanno una sola funzione, ecco, per cui dice io agisco sulla funzione motoria. In realtà, ad esempio, quando uno applica questi eh, elettrodi in profondità, eh, ci sono anche de delle modificazioni sul piano neuropsicologico, quindi vuol dire che questi eh, nuclei che noi andiamo a stimolare... Eh, non hanno solo una funzione motoria, ma hanno una funzione cognitiva. Eh, C'è poi uno scenario che dicevo, anche potenzialmente distopico, eh, oltre a quello che abbiamo accennato, che è il fatto di modificare le interconnessioni: cioè, l'idea del microchip, che, come nel film di, di fantascienza che si impianta il microchip nel cervello, che modifica il suo funzionamento. Ci sono stati molti film di fantascienza anche su queste. Su queste tematiche. Eh, siamo lontani, ma non lontanissimi. Quindi, eh, e in è... effetti, in effetti ah, queste sì. conversazioni eh, hanno proprio lo scopo di informare le persone che eh, sono eh, interessate a cominciare a pensare eh, a questi temi. Eh, che, eh, proprio come dici tu. Se erano fantascienza l'altro ieri, oggi sono sull'orizzonte e domani entreranno nella nostra vita quotidiana a, a, a tutti i livelli, sul posto di lavoro, a scuola, eh, nel, al supermercato. Eh, e, e quindi dobbiamo eh, assolutamente approfittare della eh, disponibilità eh, e della generosità di persone come te che condividono. Eh, la, loro, la loro esperienza eh, molto eh, profonda e, e, e molto importante. Eh, a proposito di eh, sindrome logged in, eh, Emiliano ci ricorda un eh, bellissimo eh, eh, libro che anche questo poi è diventato film, il titolo italiano è E Johnny prese il fucile. Eh, che eh, racconta eh, le eh, misavventure eh, durante la prima guerra mondiale di, di un soldato, eh, e che è stato eh, scritto tra l'altro eh, da un eh, sceneggiatore hollywoodiano, eh, che poi fu messo, eh, eh, magari anche a causa di, di, di questa sceneggiatura e di questo libro, sulla lista nera. Eh, durante eh, gli anni della guerra fredda perché era eh, un proponente assoluto del, del pacifismo e, e io eh, ti ringrazio molto e eh, chiedo eh, a, a quelli che ci hanno seguiti se hanno apprezzato questa conversazione che Abbiamo avuto con te, Giorgio, oggi di segnarsi in calendario anche settimana prossima, perché il 24 maggio eh, ti eh, rincontreremo assieme ad altre persone che, eh, nella loro eh, specializzazione, un'anestesiologa e eh, uno psichiatra eh, hanno dato la, la disponibilità. Perché eh, in quattro, con voi tre più io, assieme a tutti quanti che ci seguiranno online. Cerchiamo di continuare questa conversazione assieme al chapter di Milano di Singularity University. Questo è l'indirizzo che vedete sullo schermo per iscrivervi e sarò molto molto contento ed onorato, Giorgio, di continuare appunto la conversazione anche con te settimana prossima. Piacere è stato tutto mio e lo sarà anche per il prossimo incontro. Grazie a tutti quanti per aver seguito eh, questo episodio di eh, Qual è la domanda live. E appunto eh, vi aspetto sia su questo canale che su quello di eh, Singularity University con il chapter di Milano, eh, per continuare queste conversazioni attorno all'autocoscienza umana, ma anche eh, in futuro. Eh, su quella che è eh, tutta una serie di tecnologie, inclusa appunto quello dell'intelligenza artificiale generale. E, e, e queste conversazioni sull'autocoscienza umana, se vogliamo, sono proprio propedeutiche rispetto a quella che avremo sull'intelligenza artificiale generale, dove potremo chiederci in una maniera un po' più eh, solida, meglio informata, se queste eh, avranno una propria percezione del sé, se avranno autocoscienza e quindi agenzia, responsabilità etiche, un, eh, un, una percezione eh, morale, un senso morale e così avanti. Intanto grazie.